E questa sera, dimmi quando, abbiamo l'onore di conoscere una delle firme più importanti, una delle firme italiane più importanti in tutto il mondo, Ennio Capasa, padre, creatore e fondatore di Costumi Nazionali. Buonasera. Buonasera, è un piacere per me essere. Grazie di essere qui. Cominciamo subito, che ho farti la domanda più semplice del mondo. Lo stato della moda italiana adesso, com'è? Perché per alcuni è un disastro, per alcuni invece è un idillio. No, è uno stato, diciamo, una condizione comunque secondo me sempre forte. Noi abbiamo un appeal nel mondo ancora come, diciamo, brand made in Italy straordinario. Mancano un po' di giovani secondo me, perché spesso si dice giovani a delle persone che non sono più giovani, per cui ci vorrebbe un po' più di, come dire, di curiosità verso i designer giovani, o comunque una promozione maggiore verso il mondo dei designer giovani. Però secondo me qualcosa sta succedendo. Questo in tutti i settori in Italia, eh? Per esempio io risulto un conduttore giovane, per la Rai sono troppo giovane, io sono sicuro che però prestissimo qualcuno in Rai, per esempio, vorrà prendermi svecchiando un po'. Vabbè, era un messaggio di uso privato. Subliminale. La moda e il cibo sono oggettivamente, al di là del cliché, forse le uniche cose che ci vengono bene a noi italiani, il resto non è che lo facciamo benissimo. No, allora diciamo che nella moda e nel cibo secondo me ci siamo conquistati ormai da un sacco di tempo una credibilità, un brand. Sai cos'è? È cambiato molto il mondo, no? Oggi noi siamo veramente un villaggio globale. Allora, mentre prima, come dire, le nazioni giocavano un ruolo diverso, oggi noi veniamo ogni nazione identificata come un brand, no? E da noi in qualche modo effettivamente è vero che si mangia in maniera incredibile e che sappiamo fare i vestiti. Poi secondo me sappiamo fare un sacco di altra roba, ma questi sono due asset su cui lavorare ancora molto. Bene, e sei qua perché hai scritto un libro che si chiama Un Mondo Nuovo, eccolo qui, è edito da Bompiani, un libro che io consiglio vivamente a tutti, ma non solo a chi è interessato e appassionato di moda, in generale è una storia di formazione, perché è la tua esperienza di 2 anni in Giappone da giovanissimo negli anni 80, quindi quando il Giappone era veramente lontanissimo, che consiglio vivamente però per esempio a tutti i blogger di moda che pensano spesso di saperne moltissimo non essendo mai usciti dalla loro cameretta. Invece questa è la storia di come l'esperienza e la conoscenza passa attraverso la pelle proprio in qualche modo. Sì, era un altro mondo, appunto, un mondo nuovo, non c'era nulla, non c'era niente di quello che noi conosciamo, sembra veramente come in pochissimi anni, in pochi decenni, diciamo, è cambiato il mondo. Sì, lì effettivamente sperimentare, diciamo, con la propria pelle le esperienze mi convince sempre di più che è una roba fondamentale anche per questa generazione, perché io per esempio lì ho avuto modo proprio di confrontarmi con delle cose che non sarei mai riuscito a sviluppare e comunque a migliorare anche nell'approccio con le persone. Ricordo per esempio quando la prima volta che arrivai in ufficio a lavorare con i giapponesi, che lavoravano tantissimo, ma non in termini proprio di qualità, perché magari a volte noi italiani siamo anche molto veloci, cioè proprio hanno questa cultura di stare molto in ufficio. Per me che venivo dal sud, dal paese, diciamo, del disordine in qualche modo, no? Dell'emozione. Anche dove ti svegli magari più tardi. Dove ti svegli più tardi, cioè trovarmi in una situazione così chiaramente è stata molto dura. Però proprio lì io poi dicevo, ma come fanno? E ho iniziato poi, come dire, a spostare il concetto di stanchezza in avanti, no? E ancora oggi questa è una risorsa straordinaria. Molto spesso quando facciamo le sfilate, che magari si fa tardissimo, applico, diciamo, questa conoscenza che ho avuto modo di approfondire e funziona. Vedi, è un libro ricco di aneddoti di tuoi di vita, ma anche di citazioni. Questo è un programma che è molto attento alle parole e alle citazioni. Siccome i tuoi 2 anni di esperienza sono stati, diciamo così, sotto le ali di Yoshi Yamamoto, abbiamo estratto una frase sua, che è la seguente: "Clothes don't lie, they say the truth." È vero che i vestiti dicono la verità? È vero perché alla fine, voglio dire, ognuno nei vestiti poi che cosa succede? Ognuno rappresenta, cerca di rappresentarsi per quello che è, no? Spesso. E anche se poi noi pensiamo di scegliere delle cose che non sono intimamente legate a noi, dunque in questo senso c'è una verità. Qualsiasi cosa noi scegliamo ci rappresenta, parla molto più che qualsiasi altro linguaggio spesso. Senti, eri dall'altra parte del mondo, non c'era internet, quindi già uno partiva con poche conoscenze del posto in cui andava e poi non era così facile comunicare. Quindi la lontananza di un ragazzo del sud dalla sua mamma poteva essere mortale in qualche modo, no? Perché ancora oggi le mamme italiane sono una specie di freno al volo pindarico che può fare un figlio. Però ti sei trovato una mamma là. Sì, infatti questo libro è un po' una promessa a questa mamma, perché
due anni fa, appunto, Fumi, che ha 98 anni adesso, mi mandò questa bellissima mail. Dice, Fumi è la mamma la mamma di Yoshi Yamamoto, con cui ho vissuto i primi 6 mesi prima di trovare casa, pigramente, perché era, stavo da Dio. Chiaramente lei mi ha fatto questo invito a raccontare quel periodo, eccetera. Io, così, un po' non credendoci nemmeno io, poi sono affiorati questi ricordi. E questa mamma poi era straordinaria, perché veramente, come dire, non so, ogni martedì mi faceva il bucato, come fanno le vere mamme. Tant'è che poi, voglio dire, lei è venuta da noi giù in Puglia, ma mia mamma poi è venuta a trovarmi, abbiamo fatto un bellissimo viaggio noi tre in giro per il Giappone antico, che è memorabile, di cui c'è un capitolo anche nel libro. Infatti, tra l'altro, c'è questo doppio legame tra il Giappone e l'Italia. I giapponesi sono i primi che hanno manifestato un amore folle, perdono la testa per l'Italia, per Venezia, per le rovine. Sì, per la lirica. Per la lirica, per le cose che tra l'altro noi italiani moderni non calcoliamo granché. Contemporaneamente c'è questa incapacità da parte nostra di invece assorbire la loro cultura, cioè loro sono forse un po' schiavi di un certo tipo di rigore, di ordine. Noi però siamo oggettivamente come popolo schiavi dell'improvvisazione. Sì, forse per quello ci attraiamo tanto, no? Perché in realtà ci abbiamo, diciamo, siamo proprio agli antipodi dal punto di vista proprio dell'approccio alle cose. Loro sostanzialmente prediligono appunto tutto quello che è ordine, organizzazione e gruppo. Noi invece siamo molto sbilanciati sulla parte individualismo, no? Cioè, autoreferenziale in qualche modo. Però c'è un punto, secondo me, siamo organizzati, siccome vediamo, sì, poi si fa, poi si rimanda, eccetera. Però c'è un punto, secondo me, dove c'è una grande profondo punto d'incontro, diciamo, che è quello che forse ci lega tanto. Siamo in maniera diversa i paesi della qualità, cioè sia loro nelle cose che fanno esprimono proprio un'attenzione a qualità pazzesca, perché trovi dei prodotti di altissimo livello in tutti i campi, storicamente proprio, no? Cioè, basta pensare, non so, quando fanno i fiori, l'ikebana, cioè sono veramente, vanno all'estremo della qualità, sì. Ma anche noi nella nostra tradizione culturale, anche se non ce ne accorgiamo, abbiamo un livello qualitativo, diciamo, proprio delle cose, dell'artigianato, quando sperimentiamo le cose, fantastico, no? E da questo punto di vista, secondo me, lì ci attraiamo, poi, come dicevi tu, siamo molto diversi. E devo dire che nella storia di Fumi, per tornare brevemente al discorso di prima, questa mamma che comincia, lei, l'attività di sarta nel dopoguerra, c'è la storia delle donne anche italiane. Cioè, sembra che dal dopoguerra siamo usciti nello stesso modo, l'Italia e il Giappone con lo stesso sogno e col sacrificio, e poi per arrivare a quella qualità, sì. Anche se con strade diverse. Infatti, a proposito di strade diverse, c'è questa cosa che tu sottolinei molto chiaramente, il concetto del sapersi sacrificare per il bene della collettività, questo in Giappone, cioè il fatto di fare uno, anche 3 passi indietro rispetto alle tue personali esigenze, anche quotidiane, per il bene della collettività, cosa che invece da noi proprio non cioè è proprio un concetto che non ha nemmeno una parola, credo. Sì, forse hai ragione, però sai, l'Italia in questo momento, secondo me, si trova di fronte, cioè noi parliamo di crisi, parliamo di quel momento difficile, ma in realtà ci troviamo in un momento in cui, come dire, dobbiamo un po' cambiare forse il nostro punto di vista, no? Per migliorarci, perché questo è un paese straordinario e rimane il paese, secondo me, più straordinario al mondo, e viaggiando te ne rendi conto. Però forse è proprio questa, come dire, un momento in cui la globalizzazione ci sta portando non a dividere i campanili, il paesino contro il paesino, eccetera, ma a cercare di fare invece, a recuperare tutto quello che abbiamo in comune come nazione, a essere più vicini, perché solo così, secondo me, possiamo superare un momento che invece, se vogliamo, è un po' frutto anche di questo individualismo esasperato. Ecco, per esempio, potrebbe essere una soluzione quella di portare la tua esperienza nel tuo piccolo, poi grande, un'azienda grandissima, però nel tuo piccolo rispetto alla nazione Italia, certo. No? Per esempio, in Costumi Nazionale, sei riuscito un po' a, come dire, instillare questo concetto di lavoro, di gruppo, di collettività, che è fatta da tanta gente che rinuncia un po' al proprio individualismo? Ma sai, noi ci proviamo, noi, diciamo, abbiamo il vantaggio che la moda, per sua storia, è un business, diciamo, da sempre globale, no? Per cui nella moda c'è questa necessità di confrontarsi un po' gli uni con gli altri, lavorare sui progetti in gruppo, eccetera. Però non è facile perché spesso anche nelle scuole italiane, nelle famiglie, c'è un po' questa cosa, no? Cioè, come dire, di tenere le cose un po' in questo senso protette. Noi ci proviamo, devo dire, i ragazzi poi quando vengono da noi c'è una bella aria, una bella energia,
ci viene spesso bene. C'è un concetto stupendo nel libro giapponese che è il Kaizen, o Kaizen, come si dice? Kaizen. Kaizen, che è, sempre perché vogliamo essere ottimisti guardando il nostro paese, una specie di processo inesorabile, lento, inarrestabile, di miglioramento continuo. Sì, è una cosa straordinaria che io ho scoperto tra l'altro facendo una figuraccia, perché mi è capitato poi nel libro si leggerà, perché ho chiesto perché questa famiglia disegna più o meno gli stessi fiori da 500 anni. E la risposta è stata proprio questa, che loro, diciamo, era il Kaizen, che questo lento miglioramento sulle cose quotidiane, un po' alla volta che ti porta poi a migliorarti, diciamo, nella tua vita personale. Questo l'ho scoperto poi grazie a una grandissima figura, che era questo frate gesuita, insomma, che viveva la vita da sempre, che mi ha insegnato che cos'era il Kaizen. A proposito di gesuiti, ci sono anche delle note alimentari nel libro, molto, delle curiosità interessanti. Prima parlavamo di cucina e di moda, e alla fine le hai incontrate anche lì. Per esempio, io scopro nel tuo libro delle curiosità rispetto, per esempio, a che cos'è il tempura, che è legato a dei, dei religiosi. Assolutamente, quando i gesuiti portoghesi, che furono i primi a entrare in contatto con i giapponesi, arrivarono lì, chiaramente si friggevano il pesce, perché pescavano e friggevano il pesce. Perché i religiosi il venerdì almeno mangiano pesce. E tempora era proprio il limite, diciamo, in cui non si poteva mangiare la carne, eccetera, eccetera. E da questa parola tempora, che è una parola latina che identificava quel periodo di digiuno, è venuto fuori poi il tempura, famoso in tutto il mondo. In realtà poi nasce proprio da quello. Capite? Mentre la carbonara più buona del mondo forse la si mangia in Giappone, ma dovete leggere il libro. Okay. Senti, tornando alla moda, tu scrivi che negli anni Ottanta la moda era più genuina, più romantica, forse perché non erano ancora partiti i grandi investimenti. Sai, la finanza ha snaturato un po' il concetto di moda, cioè la moda era una specie di territorio, diciamo, fra virgolette, indipendente, in cui il valore creativo si esprimeva in qualche modo poi in una maniera molto, molto reale, molto vicina ai valori reali poi del talento. Oggi purtroppo diciamo che tutto è influenzato dalla finanza, cioè tutto. Quando negli anni 90 la finanza ha scoperto quel territorio incredibile che la moda è, molto ricco, molto, insomma, globale, appunto, per cui già di per sé stesso con una radice molto potente a potere economico, ha un po' drogato, fra virgolette, ha deviato i valori, per cui spesso influenza con la pubblicità, con tutti i mezzi che conosciamo, magari delle scelte estetiche che non sempre sono quelle che, come dire, sono quelle più giuste, no? Però è inevitabile, questo è il mondo di oggi, dobbiamo convivere con questa, diciamo, con questo tipo di contraddizione. È un'osservazione che trovo puntualissima e molto chiara, perché la finanza in tutti i campi, devo dire, si è dimostrata essere una creatura un po' vampiresca, no? Che assorbe le energie di ogni realtà per nutrire poi in fondo solo se stessa. Sì, guarda, io stiamo vivendo questa crisi anche a causa di questo vampirismo esagerato, in fondo il pianeta, stiamo un po' rovinando tutto, sì, con questo, per cui bisogna un po' cambiare qualcosa. Io ho un figlio che ha 21 anni, che studia a Londra e studia filosofia economica. Gli ho chiesto: ma perché vai a studiare una cosa così difficile? No, perché dice: bisogna cambiare l'approccio, come dire, dal punto di vista proprio della finanza, cioè bisogna scoprire una finanza diversa. È bello che i giovani si stiano ponendo dei problemi per affrontare, diciamo, anche questo aspetto. Ma contiamo solo su di loro, perché per quelli che ci sono adesso siamo messi come disastro, siamo. Disastro. Ma guarda, capita proprio a fagiolo che parliamo di vampirismo e di anche nei confronti della natura. Bene, sappi che in questo programma noi abbiamo voluto dare un segnale di controtendenza. Quindi abbiamo adottato una gallina che viene allevata assieme ad altre amiche, sono in 100, in un prato, vedi la foto, certo, vive felice e non viene sfruttata in maniera intensiva, e noi a ogni ospite che viene ci freggiamo di donare il frutto delle sue fatiche nella sua vita serena. Che meraviglia, meraviglia. Fresco, di stamattina, sì, sì. Si chiama Chanel, non ti offendere. No, perché fa Cocò, è un grande classico. Che Cocò, capito, non era contro questione nazionale, figurati. Quando arriva l'uovo di Dimmi Quando, è il momento anche delle domande di Dimmi Quando. Sei pronto? Sono pronto. Va bene, ti interrompo. Dimmi quando ti è mancato il Giappone? Il Giappone mi è mancato nei primi 3 mesi in cui sono arrivato a Milano. Mal d'Africa, no? Mal di Giappone. Mal d'Africa. Dimmi quando hai pensato "sono un uomo fortunato". Sono un uomo fortunato, l'ho pensato quando Amy Spindler ha scritto su una grande pagina su New York Times, ha detto "Costume National ha influenzato gli anni 90 come ormai negli anni 80 e lì è cambiata un po' la dimensione anche del mio lavoro. Dimmi quando hai dato un consiglio prezioso a qualcuno.
Ah, su questo sono debolissimo perché non sono un buon consigliere. Ci ho provato a volte con i miei collaboratori, ma non so, sui consigli non sono tanto bravo. Vabbè, nel libro ce ne sono comunque, sono più degli esempi. Dimmi quando hai comprato qualcosa in una catena low cost. Allora, quando ho fatto un progetto, uno shot molto interessante su cui ho scoperto un sacco di cose, che si chiamava Equal, con OVS, ho comprato le mie stesse cose a dei prezzi, insomma, molto molto low cost, interessanti, e è stato un progetto che mi ha dato un sacco di vibrazioni positive. L'ultima, dimmi quando hai pensato questo ragazzo ha talento. Mi è capitato recentemente con alcuni collaboratori, un collaboratore in particolare, ho detto questo qualche paio di anni fa, questo ragazzo ha talento, poi ha fatto strada, in realtà sta andando molto bene. Vabbè, lo salutiamo, non diciamo chi è, va bene. Io ti ringrazio, Ennio, di essere stato qui. Grazie. Vi ricordo Un Mondo Nuovo, edito da Bompiani, eccolo qua. L'ultima domanda che ti faccio la faccio nell'orecchio, perché in questo programma facciamo una cosa non televisiva alla fine. Ok. Va bene? Inguardabile. Inguardabile. Va bene, grazie mille, Ennio Cappasa. Noi vi lasciamo a DJ Chiave Italia. Grazie, a presto. Noi ci vediamo domani, credo, con Dimmi Quando. Ciao. Ciao.